Alice, lo stile di un libro è evidente anche nell'impaginazione e nella copertina? La copertina di un libro è un piccolo manifesto e ha lo scopo di comunicare all'osservatore che in quel libro c'è qualcosa di interessante per lui. Tutte le copertine di tutti i libri dovrebbero avere questo scopo e non solo questo, ma anche quello di distinguersi in mezzo a tutte le copertine di libri allineati nella stessa vetrina e in qualunque altra vetrina. E questo lo dice Bruno Munari, lo diceva nel 1987, dopo aver innovato, la linea grafica già forte e molto elegante di Einaudi, con un'impronta che poi l'ha resa riconoscibile e anche iconica. Penso anche alle copertine più famose fatte per esempio con Rodari, penso alla grammatica della fantasia, la famosissima copertina con il telefono in ogni tasto del telefono e un'illustrazione. Oppure pensate a Calvino che sceglieva ogni copertina lasciando un po' intendere il mondo che si trovava dentro il libro, quindi quella di Se una notte d'inverno un viaggiatore, o comunque una traccia, un segno, una briciola di bollicino per dare l'anticipo al lettore, capire un po' che è una veste del libro e senza sarebbe nudo, perché è l'elemento di frontiera la copertina, quella che mette in contatto il lettore con l'autore e in qualche caso spesso anche con l'identità della linea editoriale della casa editrice. Sicuramente deve raccontare il genere e deve raccontare lo stile di un libro per essere, per fare bene il proprio dovere. Quindi abbiamo una scelta anche di colori che a volte racconta un genere. Il giallo, anche il rosa nascono da lì. Pensiamo ai fucsia delle copertine a casa delle nonne d'estate, del rosa, di quelle famose collane, oppure anche l'idea di avere un collegamento con l'ambientazione del libro. Quindi nei libri con un'ambientazione storica, di solito le copertine sono delle foto d'epoca o comunque in seppia di paesaggi che richiamano un po' il passato. Pensiamo alle copertine che vanno molto di moda tra gli autori più cervellotici, anche quelle con il lettering puro, che richiamano uno stile molto contemporaneo, molto razionale, possono andare bene per i saggi o per dei libri, diciamo, di iperrealismo. Anche lo stile del carattere, il font del carattere può raccontare lo stile dell'autore. In questo caso un'elvetica, amato dai grafici, molto lineare, essenziale, va benissimo per esempio per la saggistica, il Garamond per la narrativa, diciamo il Garamond è il più utilizzato, un Baskerville è molto usato magari nei romanzi storici, nelle saghe familiari, senz'altro la copertina è il vestito del libro e se vi va di approfondire questo tema c'è un libro molto interessante di Giampalairi di Guanda Editore che si chiama proprio Il vestito dei libri e lei paragona la copertina al vestito, quindi i vestiti che ci fanno sentire bene a nostro agio e quelli invece che ci creano un po' di disagio e ci sentiamo osservati, un imbarazzo e lei ha la stessa sensazione quando incontra per la prima volta le copertine che vengono proposte per i suoi libri. E vi lascio con Walt Whitman che dice in questo bellissimo passaggio in Foglie d'erba, Camerado, questo non è un libro, chi lo tocca, tocca un uomo. Alice, è giusto giudicare un romanzo dalla copertina? Il primo, anzi, la prima a suggerirci che non dovremmo giudicare un libro dalla copertina è George Eliot, pseudonimo dell'autrice Marianne Evans, conosciuta per Middlemarch che vi suggerisco, e che ha scritto nel Mulino sulla Floss questa storia in cui un mugnaio, il signor Tulliver, compra dei libri in blocco nella convinzione ottusa che, avendo la stessa rilegatura, dovessero essere tutti buoni libri. But it seems you must judge by the outside. E se è vero che non dovremmo giudicare dall'estetica, però questa può essere utile nella selezione, visto che la nostra vita di lettori, ahimè, è troppo breve e i libri sono tanti, io non conosco un esempio di libro che abbia smentito gli errori annunciati dal suo abito. È vero il contrario, cioè non è tutto oro quello che luccica, quindi anche una buona veste grafica può riservare delle sorprese, ma di solito quello che puzza io non lo mangerei. Ecco, consigli.
Foto gigante dell'autore in copertina non è un buon segno. La fascetta con scritto caratteri cubitali, 9 edizioni in 2 giorni, se non addirittura un grande classico, non è un buon segno. Io scelgo sempre due strade: o l'usato garantito, quindi una bella edizione tascabile di una casa editrice di cui mi fido, Einaudi, Feltrinelli, oppure, se volete osare, vi consiglio di fidarvi del vostro istinto e dell'affinità elettiva con la copertina. Io sono attratta ad esempio da Sellerio o da Iperborea come formato grafico e vi consiglio di tenere d'occhio un editore che si chiama Blacky, che è sbarcato in Italia dalla Spagna nel 2020 e quest'anno secondo me il premio Copertina è anche seguito da una storia molto divertente, è quello delle Divoratrici di Lara Williams, un fight club femminista con una veste grafica che anticipa quello che poi si troverà all'interno. Alice, come deve essere la quarta di copertina di un romanzo? Se la copertina è la componente pop del libro, la quarta è quella nobile. Lo dice Luigi Mascheroni nella postfazione di un libro che si chiama Quarte di nobiltà, che raccoglie le quarte di copertina di Giorgio Manganelli. Sì, perché scrivere la quarta è un'arte. In Italia vi si sono dedicati autori di prim'ordine, Calvino, Vittorini, Fruttero e Lucentini. E davanti alla quarta bisogna provare a far chiarezza, perché deve raccontare il contenuto del libro, ma non troppo. Deve incuriosire, ma non svelare completamente il testo. Deve invogliare il lettore all'acquisto, ma senza essere smaccatamente pubblicitaria. Anche perché, come spesso avviene quando si utilizza troppo il marketing spinto nelle fascette o anche nelle quarte con frasi del tipo è un libro che vi farà morire dal ridere, libro che racconta l'amore come non è stato mai raccontato, comunque delle frasi che vanno un po' bene per tutte le stagioni, di solito i lettori più attenti, e i lettori di solito sono attenti, non abboccano. Quindi deve persuadere ma raccontando, oppure raccontare persuadendo. Deve convincerti che hai trovato esattamente quello che stavi cercando, o ancora meglio, quello che non sapevi ancora di dover cercare. E vi faccio sentire due tipi diversi di quarte di editori che comunque con la quarta hanno anche una possibilità di raccontare le scelte editoriali, perché poi la quarta racconta anche la reputazione di un editore, e sono quella di Adelphi, di un libro che raramente delude, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, proprio di Fruttero e Lucentini, che dicono semplicemente: l'anacronismo a scopi comici è stato usato di frequente in letteratura, ma non ricordiamo esempi più riusciti di questo. Semplice, diretto. Oppure Einaudi, che nella quarta di copertina, per esempio, della Città dei Vivi di La Gioia, scrive: le parole di Nicola La Gioia ci portano dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi anni, un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e libero arbitrio, su chi siamo o chi potevamo diventare. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.